sale la tensione. Forti le preoccupazioni degli operatori dell'unità materno-infantile dell'Umberto I, struttura complessa, fiore all'occhiello della sanità nocerina e regionale. Nonostante le continue sollecitazioni sia interne che mediatiche, il silenzio regna sovrano. Nessuna risposta, nemmeno alle sollecitazioni sull'istituzione di una rianimazione pediatrica, caso da noi sollevato nel telegiornale di ieri. Nonostante il sempre crescente afflusso di pazienti al pronto soccorso, tra questi numerosi bambini, sembra non esserci la possibilità o addirittura l'interesse a trovare i posti salvavita. Eppure di episodi che contemplerebbero rianimatori specializzati sulla popolazione in età pediatrica ce ne sono stati tanti e purtroppo le statistiche dicono che ce ne saranno altrettanti. A mettersi di traverso, mai come in questo periodo, sono i budget economici. Le finanze non si piegano nemmeno davanti alla salute, nella fattispecie dei bambini. Il decreto 49 prevede un'unica unità specializzata di terapia intensiva pediatrica e l'ha stabilita al Santo Bono di Napoli. L'unica eccezione, rappresentata in due posti letto, vale per il Santa Maria della Speranza di Battipaglia. A Nocera, come nelle altre strutture ospedaliere con il tradizionale reparto di anestesia e rianimazione, è il rianimatore di turno a stabilizzare i piccoli pazienti che poi in caso di necessità sono trasferiti. Perché dunque non pensare davvero ad istituire nel presidio nocerino un'unità rianimativa pediatrica, essendo l'Agro un territorio cerniera tra più province? Resta critica anche la situazione alla terapia intensiva neonatale. Il problema è sempre rappresentato dalla carenza di personale. Sono mesi che si promettono nuovi infermieri. Dovevano arrivare con la mobilità, ma nulla. Ora si spera in quelli interinali. In questo caso, però, si va incontro a personale a tempo determinato che, una volta apprese le pratiche di gestione dei neonati, semmai viene mandato anche via. In contemporanea, inoltre, andranno via almeno 3 unità che hanno richiesto il trasferimento altrove. Ad emergenza, insomma, si aggiunge emergenza. Con il personale ridotto al lumicino si avranno sempre più maggiori difficoltà ad operare. Sembra che si voglia mettere alle strette un reparto fiore all'occhiello, favorendo un'ulteriore riduzione di posti letto. Una situazione che crea un effetto a catena sul reparto gravidanze a rischio. Sono decine le puerpere che si rivolgono settimanalmente alla divisione. Il personale, con le cullette ridotte a latin, è in affanno. Si rischia che i bambini nascano a Nocera, ma siano trasferiti altrove. Una situazione paradossale. I vertici ASL e le istituzioni non si stanno per accorgendo che senza un loro intervento questa valente struttura salvavita è destinata a morire.